Benissimo. Ci sediamo con i glutei sui talloni e abbiamo preparato qua di fianco un asciugamano da viso arrotolato che utilizzeremo alla fine della lezione per rilassare la schiena, massaggiare un po' i glutei e riprendere un po' di rilassatezza, visto che questa lezione sarà molto improntata invece sul tono. Appoggio le mani sulle cosce, mantengo la colonna dritta e comincio semplicemente a ruotare le spalle all'indietro, nell'inspiro a farle salire verso le orecchie, nell'espiro a farle cadere verso il basso. Approfitto di questo momento di respiro e di apertura del petto per creare quello spazio mentale, quello spazio che ci servirà e nel quale ci muoveremo nella nostra pratica. E vediamo come ad ogni inspiro ed espiro, come una camminata verso il centro di noi stesse, verso l'ascolto delle sensazioni interiori, l'ascolto delle sensazioni fisiche, la presa di coscienza di cose che si sono annidate dentro di noi e che magari non abbiamo colto e sono rimaste un po' irrisolte. Appoggio una mano, la mano sinistra sul petto, appoggio la mano destra sul petto. Sempre senza cercare di sforzare il respiro, rimango semplicemente osservatrice. Inspiro profondamente dalle narici, ascolto la discesa verso il basso del diaframma, il crescere dell'addome, il crescere del torace e nell'espiro la discesa dell'espiro e il decrescere della cassa toracica e dell'addome e ne approfitto di questi momenti in cui veramente sono completamente vigile, presente alla mia respirazione, per fare in modo che questo respiro sia un respiro profondo, capace di coinvolgere la maggior parte del tessuto polmonare, un respiro lento, capace di dirigere le onde della mente a un passo più agiato. Apro gli occhi, lo sguardo verso il basso, poi in avanti e nel prossimo inspiro salgo, staccando i glutei da terra, spingo il pube in avanti. Apro le braccia e lentamente nell'espiro scendo, attivo le cosce e riporto le mani sulle ginocchia. Ancora, inspiro, apro, espiro e appoggio. Ancora, inspiro, apro. E più lentamente scendo nell'espiro e più sento l'attivazione muscolare delle gambe che incominciano a scaldare il corpo, l'attivazione dell'addominale quando spingo il pube in avanti nell'inspiro e nell'espiro ritorno. Porto le braccia a candelabro, il centro del petto e nell'espiro, centro del petto verso l'alto, il mento verso lo sterno. Ancora inspiro, vengo su.
Cerco di sincronizzare i movimenti fisici con la lunghezza dell'inspiro e dell'espiro. Ancora una volta inspiro, apro, espiro. Cerco lo spazio nell'inspiro, la libertà nell'inspiro e la rilassatezza, il lasciarsi andare, lo svuotarsi completamente nell'espiro per riuscire a riempirsi di nuovo, fare spazio per aria nuova che vada a nutrire, a entrare nel nostro corpo, a nutrire le nostre cellule. Ancora l'ultima volta inspiro, apro. E nell'espiro questa volta scendo con il fianco, per me il sinistro, allungo e espiro. Allungo il braccio, apro il costato, lo sguardo rivolto verso il soffitto e torno in centro. E da questa posizione inspiro, espiro, scendo e allungo dall'altra parte. Comincio a prendere le misure di come sta la mia schiena. Di come sta oggi la mia schiena, che è magari diversa da ieri e sarà diversa ancora da domani. Facciamo questo movimento in dinamica. Inspiro, apro. Espiro, scendo. Ancora. Inspiro, apro. Espiro, allungo. Ancora. Inspiro. Ancora una volta spingo il pupo in avanti, attivo le gambe, inspiro, apro, espiro. Appoggio le mani a terra, io mi giro di fianco sul mio tappetino e comincio a girare su un fianco, sull'altro, ad appoggiare il peso del corpo sulle braccia, a sfiorare con i glutei, i talloni, a allungare bene e a slanciare quasi il corpo in avanti attivando l'addome. Ancora una volta spingo bene fuori i glutei, cerco la mobilità del bacino e inverto dall'altra parte e nell'espiro avvicino i glutei e i talloni. Ancora una volta allungo e espiro. E mi muovo nella profondità del respiro. Ritorno in quadrupedia, vuol dire sincronizzando ancora i movimenti fisici con la durata dell'inspiro e dell'espiro. Prossimo espiro, allontano le mani e scendo avvicinando, cercando con la fronte il tappetino, ma solo sfiorando, senza appoggiare il peso, ma piuttosto tenere le braccia attive, spingere verso il basso. E in questa posizione decido quale sia il focus per me di questa lezione, l'intenzione che voglio dare a questa pratica. E ognuno avrà la sua personale, che può essere il coltivare maggiormente pensieri positivi in questo periodo, il coltivare la pazienza o qualsiasi altra cosa che ci possa essere utile. Nel prossimo inspiro salgo, attivo, appoggio i gomiti a terra, stendo il dorso del piede, attivo l'addome e scendo
appoggiando in avanti, mi ritrovo nella posizione della sfinge. Inspiro, spingo mani aperte, gomiti puntati, avvicino le scapole e apro il petto, muscoli del viso rilassati, collo rilassato. Sento l'attivazione dei glutei e l'attivazione dei muscoli della colonna. Stiamo incominciando a scaldare la colonna e possiamo giocare tra la spinta delle braccia, quanto le braccia mi aiutano a sollevare la colonna, o quanto invece io utilizzi i muscoli della colonna. E nell'espiro scendo lentamente, porto le mani vicino al petto, le stacco dal tappetino e nel prossimo inspiro vado a sperimentare proprio questo. Salgo con i muscoli, solo con l'aiuto dei muscoli della colonna. Quando sono arrivata a un certo punto che non riesco più a salire, appoggio le mani, nel prossimo inspiro lentamente, spingo verso l'alto, mantengo il petto aperto, senza forzare. Se sento compressione nella zona lombare, salgo un pochino di meno, espirando una vertebra alla volta molto lentamente. Do il tempo ai legamenti della colonna di accompagnarmi lentamente nel ritorno. Ancora stacco le mani da terra, di nuovo inspiro, salgo su, appoggio le mani, prossimo inspiro e lentamente nell'espiro. E più vado avanti con queste pratiche di lavoro sui muscoli della colonna e più sono in grado di sentirli, ovviamente. Ancora una volta, l'ultima volta, salgo con le mani, stacco le mani dal tappetino, inspiro, vengo su, attivo i muscoli che sono molto vicini a tutti i centri nervosi che si dipartono, appoggio le mani, prossimo inspiro. E nell'espiro porto le braccia lungo il corpo, punto il piede sinistro e nel prossimo inspiro salgo con la gamba destra. Nel prossimo inspiro, senza irrigidire il collo, porto le braccia oltre la testa, stacco il petto da terra e nell'espiro appoggio e rilasso. Punto il piede destro, le mani lungo il corpo, inspiro. Contraggo il gluteo sinistro, spingo la gamba verso l'alto e nel prossimo inspiro stendo le braccia oltre la testa. Espiro. Rilasso completamente, se ho piacere posso dondolare un pochino i glutei da una parte e dall'altra, ma cercando di rilasciare le tensioni a livello lombare, del sacro, delle articolazioni sacroiliache. E ancora l'ultimo esercizio, l'ultimo passaggio per preparare la nostra colonna. Intreccio le dita dietro e nel prossimo inspiro ruoto le spalle all'indietro, avvicino le scapole e lentamente vengo su. Non c'è bisogno di salire tantissimo, c'è bisogno di sentire più che altro la colonna, la contrazione, la forza dei muscoli della colonna. Inspiro
e nell'espiro lentamente mi giro verso destra. Inspiro, torno in centro. Espiro, mi giro verso sinistra. Torno in centro. Punto i piedi. Inspiro, spingo verso l'alto. E nell'espiro stendo il dorso del piede. Entro in balasana. Posso tenere le mani oltre la testa, oppure palmi delle mani rivolti verso l'alto, le braccia lungo il corpo, lascio cadere le spalle completamente rilassate, comincio a sentire il respiro muovere la zona lombosacrale, l'aprirsi e il chiudersi della parte bassa della colonna. Porto le mani a terra, punti i piedi, nel prossimo inspiro mi ritrovo in quadrupedia. Attivo le braccia, spingo con le braccia verso il basso. Nel prossimo inspiro stacco le ginocchia da terra, addome attivo. Lo sguardo perpendicolare a terra. Addome forte, braccia forti e una discreta attivazione dei quadricipiti. Ricordo la mia intenzione. Adesso che sto facendo fatica, quando devo affrontare le situazioni di fatica e che quando dimentico quali sono i miei propositi. E allora adesso cerco a tutti i costi di ricordarmi qual è il mio obiettivo di questo periodo, di questa serata. Appoggio a terra. Comincio a ondeggiare avanti e indietro e accompagno questo ondeggiare con il bacino. Salgo con il coccige e spingo in avanti. E cerco di farlo con tutta la libertà che gli posso concedere. Siamo sempre un po' resti a muovere il bacino. Fino a spingere in avanti sempre di più e indietro sempre di più, sposto un po' le mani, quasi ad arrivare con le spalle sopra i polsi, le braccia attive, l'addome leggermente contratto, il bacino leggermente in retroversione, spingo il pube verso il basso. Ancora, inspiro, espiro. Ancora inspiro. Abbiamo capito che dobbiamo andare un pochino più avanti con le braccia, far lavorare l'addome. Se mi danno fastidio i gomiti, faccio un micro piegamento. Rimango questa volta con i glutei in avanti. Mantengo l'addome contratto e straruoto le spalle con i gomiti che guardano in avanti e nel prossimo espiro, scendo. Inspiro, salgo con il bacino, espiro, srotolo la colonna e scendo. Inspiro, stendo, espiro. Ancora. Scaldo le braccia. L'ultima volta. Rimango e stacco le ginocchia da terra, questa volta e avvicino il busto alle cosce, le ginocchia ancora piegate. La testa fra le mani e la mia direzione, la mia intenzione è quella di allungare
la colonna. E con un piccolo passo e poi l'altro incomincio a camminare, portando un tallone e poi l'altro. Allungo, allungo, ascolto magari quella tensione accumulata nei polpacci, essere un po' scaldata. Mano a mano le gambe, tutta la catena posteriore delle gambe, trova come sollievo. Salgo nell'inspiro con entrambi i talloni e lentamente nell'espiro mi direziono. Direziono i talloni verso il pavimento, non è detto che arrivi con i talloni a terra e sinceramente non importa neanche. Ancora inspiro, espiro, scendo. Approfitto per massaggiare i piedi, muovere le dita dei piedi, appoggiare. Un po' il peso del corpo sui piedi, sentire l'alluce stirarsi. E da questa posizione nel prossimo inspiro stendo e arrivo nella posizione della tavola. Il pube spinge un pochino verso il basso, attivo le braccia. Adesso posso entrare in chaturanga in due modi, o con le ginocchia a terra o con le ginocchia sollevate. Nel prossimo espiro, quindi scendo verso il basso, stendo il dorso del piede, inspiro, il cane che guarda verso l'alto, e nell'espiro, allungo. Ancora una volta, inspiro, salgo con i talloni, arco e arrivo in plank, espiro, scendo, inspiro e fuori l'aria. Piano piano cammino verso la cima del mio tappetino. Piego le ginocchia e incomincio a preparare l'allungamento in avanti di Uttanasana e comincio ad ondolare da una parte e dall'altra, a tenere il collo rilassato, lascio cadere le spalle verso il basso, e rilascio le braccia, le lascio cadere verso il basso. Un po' ciondoloni, comincio a girare la testa da una parte e dall'altra. E mi accorgo di quanto sia più leggero il collo, di non sentire il peso della testa. Quindi questo girare da una parte e dall'altra non deve trovare intralcio. Tengo il collo morbido. Benissimo, piego le ginocchia e nell'inspiro spingo dei piedi e salgo verso l'alto, allungo la colonna e espiro. Se posso mantengo le ginocchia questa volta estese, altrimenti ancora piegate, non c'è nessuna fretta e non dobbiamo dimostrare niente a nessuno, tantomeno a noi stessi. Inspiro, appoggio le dita delle mani e porto il dorso parallelo al pavimento. Nel prossimo inspiro stendo, mi ritrovo nella tavola, espiro, chaturanga, inspiro, Urdhva Mukha Svanasana, espiro, Adho Mukha Svanasana. Thank you.
Nel prossimo inspiro cammino con il piede sinistro e mi ritrovo alla cima del mio tappetino. Piego le ginocchia, inspiro, vengo su. Allungo alta la colonna e nell'espiro scendo e ritorno in Uttanasana. Inspiro. Dorso parallelo al pavimento. E nel prossimo inspiro mi ritrovo di nuovo in plank. Espiro chaturanga. Inspiro urdhva mukha svanasana. Espiro. Faccio un passo questa volta con il piede destro. Nel prossimo inspiro e mi ritrovo di nuovo alla cima del mio tappetino. Piego le ginocchia, inspiro, allungo verso l'alto. Espiro, uttanasana. Inspiro, salgo. Prossimo inspiro, plank. Espiro, chaturanga. Inspiro, urdhva mukha svanasana. Espiro, spingo all'indietro. Piede sinistro, in un inspiro mi riporto alla cima del mio tappetino. Piego le ginocchia, inspiro lungo verso l'alto, espiro, a terra le mani. Inspiro, salgo su e porto il piede destro all'indietro e ritorno. Espiro. Di nuovo torno su in urdhva mukha svanasana. E ritorno. E con il piede destro ritorno alla cima del mio tappetino e rimango per qualche respiro. Ascolto l'appoggio dei piedi e cerco di trovare un equilibrio tra il piede destro e il piede sinistro, tra la gamba destra e la gamba sinistra. E se ho bisogno provo a dondolare un pochino con il bacino da una parte e dall'altra. Se non riesco ad appoggiare le mani a terra, posso appoggiare le mani su un blocco o due blocchi per aiutarmi a fare questo lavoro. Mi sposto da un punto all'altro. Passando dal centro e cercando questo centro, un centro di equilibrio. Piego le ginocchia e nell'inspiro porto le braccia oltre la testa nella posizione della sedia. Forte l'addome. Attivo Muladhara, il pavimento pelvico, attivo le cosce e decido dove mettere l'appoggio nei miei piedi, se lo sento o se lo sto portando di più sui talloni, se lo sto distribuendo su tutto il piede, se mi concentro di più sulle punte. Ascolto quello che sto effettuando. Espirando ritorno in Uttanasana. Inspiro, vengo su e porto il piede sinistro all'indietro. Aprendo nell'inspiro con il ginocchio sinistro a terra. Se posso guardo il soffitto con il petto leggermente aperto, altrimenti rimango semplicemente con lo sguardo morbido parallelo al pavimento. Espiro, porto le mani a terra, punto il piede, inspiro, entro nella tavola. Espiro, chaturanga. Inspiro, urdhva mukha svanasana. E nell'espiro
ritorno in Adho Mukha Svanasana, porto nell'inspiro il piede sinistro e il piede destro, sono in Uttanasana, pronta nell'inspiro a ritornare nella sedia, espirando, cado a terra, inspiro, vengo su e questa volta porto il piede destro indietro, appoggio il ginocchio destro e apro. Inspiro grande e nell'espiro cado in avanti, appoggio le mani a terra, punto il piede, inspiro, ritorno nella tavola e se siamo stanchi a questo punto posso appoggiare le ginocchia e nell'espiro scendere in chaturanga così e nell'inspiro salire e nell'espiro tornare. Inspiro, porto il piede destro in avanti e il sinistro e rimango qualche respiro. Faremo questo ciclo, questi giri ancora per 4 volte. È un ciclo completo con la parte destra e la parte sinistra, tutte e due. Piego le ginocchia, inspiro la sedia e nell'espiro Uttanasana. Inspiro indietro il piede sinistro, il ginocchio sinistro, apro. Espiro, appoggio le mani a terra, punto il piede, inspiro tavola e qui adotto tutte le strategie che mi servono per trovare la mia forza. Inspiro, porto il piede sinistro e ritorno al centro. Riprendo il fiato, qualche respiro. Nel prossimo inspiro, piede destro indietro a terra, apro, gamba sinistra in avanti e nell'espiro appoggio le mani, punto il piede, inspiro tavola. Espiro scendo, Urdhva Mukha Svanasana nell'inspiro e nell'espiro Adho Mukha Svanasana. Porto il piede destro in un inspiro unico e ritorno in Uttanasana. Piego ancora 3 volte, piego le ginocchia, inspiro, sedia, espiro. Uttanasana, inspiro, piede sinistro indietro, apro, espiro, porto le mani a terra, inspiro, tavola, espiro, chaturanga, inspiro, Urdhva Mukha Svanasana, espiro, piede sinistro, nel prossimo inspiro e mi ritrovo in Uttanasana. Prossimo inspiro, piede destro all'indietro, appoggio il ginocchio, espiro, porto le mani a terra, punto il piede, inspiro tavola, espiro. E con un prossimo inspiro mi ritrovo, ancora 2 volte, piego le ginocchia, inspiro sedia, espiro Uttanasana, inspiro piede sinistro indietro, apro il petto, espiro appoggio, inspiro tavola, espiro chaturanga, Adho Mukha Svanasana. Piede sinistro e mi ritrovo
in Uttanasana. Nel prossimo inspiro porto il piede destro indietro. Espiro, appoggio. Punto il piede. Inspiro, plank. Espiro, chaturanga. Allungo. E nell'espiro. Piede destro. E l'ultima volta. Inspiro, sedia. Espiro, uttanasana. Inspiro, piede sinistro. Apro. E nell'espiro appoggio. Inspiro plank, espiro chaturanga. Inspiro urdhva mukha svanasana, espiro adho mukha svanasana. Inspiro piede sinistro, ritorno in uttanasana alla cima del mio tappetino. Inspiro, appoggio il ginocchio destro, apro e nell'espiro cado con le mani. Inspiro plank e espiro chaturanga. E mi ritrovo in Adho Mukha Svanasana. Porto il piede destro e il piede sinistro. Benissimo. Abbiamo terminato il nostro giro. Piego le ginocchia. Nel prossimo inspiro allungo la colonna verso l'alto. Espiro, intreccio le dita dietro le ginocchia e lentamente cado in avanti e lascio cadere le braccia. Rilasso la colonna, apro la zona del petto, nel prossimo inspiro porto le braccia all'indietro e spingo con le gambe. Mi ritrovo nella sedia. Espiro, appoggio, lascio cadere le braccia. Ancora una volta, inspiro, braccio oltre la testa, ritorno nella sedia. Addome attivo. Collo rilassato, muscoli del viso rilassati e nell'espiro allungo e faccio cadere in avanti. E ancora l'ultima volta piego le ginocchia, inspiro. Intreccio le dita, espiro, scendo in avanti. Lascio cadere le braccia in avanti. Apro un pochino, distanzio i piedi con le punte dei piedi leggermente extra ruotate e lentamente comincio a scendere e ad appoggiare. Se posso, posso appoggiare i talloni a terra, oppure siccome abbiamo preparato un asciugamano da viso arrotolato, posso anche sperimentare che cosa voglia dire avere, per esempio, i talloni in appoggio. I talloni in appoggio sull'asciugamano, portare le mani in avanti
incomincio semplicemente ad ondulare un pochino avanti e indietro, ascoltando la zona lombosacrale. Rilasso. Immagino che il mio coccige è capace di scendere sempre di più verso il basso e che questa zona piano piano si apra, si ammorbidisca. Adesso nel prossimo inspiro spingo con il braccio destro, apro il braccio sinistro, lo sguardo rivolto dietro di me e spingo come se volessi allontanare le mani le une dall'altra in direzioni opposte, facendo il torace ancora più capiente, il respiro, l'inspiro ancora più vigoroso, più efficiente. Un braccio attivo spinge contro il ginocchio, senza forzare. E ascolto cosa sento nella zona lombosacrale. Espirando, torno in centro. Ancora inspiro dall'altra parte, spingo con l'altro braccio e apro. Mi giro all'indietro. E nell'espiro appoggio e torno. Tolgo il mio rotolo dell'asciugamano e appoggio su un blocco. Sempre nella stessa posizione, con le ginocchia aperte. Rilasso, rilasso ancora di più la colonna. Appoggio le mani una sull'altra. Inspiro e spingo in fuori con i gomiti le ginocchia. Se ho bisogno di aprire un pochino di più i piedi, di portare le spalle lontano dalle orecchie, di lasciare andare la zona lombosacrale, di ascoltare la posizione delle anche, l'apertura del pavimento pelvico. Benissimo, e nel prossimo espiro rimuovo, appoggio i glutei a terra, porto le mani sotto l'incavo del ginocchio e nell'inspiro spingo verso l'alto, allungo la colonna e porto il mento parallelo al pavimento ed espirando svuoto bene il petto addome, chiudo il primo chakra, attivo il basso ventre, attivo l'ombelico verso la colonna vertebrale, comincio a scendere all'indietro. Questa attivazione mi permette di proteggere la parte lombosacrale. Abbiamo nominato tante volte questa parte oggi. Ritorno in su, inspiro. E questa volta nell'espiro vado a rilassare questa zona, a far cadere le spalle, la colonna all'indietro, il mento verso lo sterno. E di nuovo inspiro, salgo. Espiro. Svuoto petto addome. Stendo le braccia. Chiudo. Prima chiudo tutto, poi comincio a cadere all'indietro. E a mantenere il petto aperto, le spalle lontano dalle orecchie, lo sguardo in diagonale che sale verso il soffitto. Intreccio le dita, inspiro grande. Nel prossimo espiro tengo ferme le gambe e giro da una parte. Non mollo l'addome, non mollo il primo chakra. Torno in centro, inspiro e espiro. Appoggio, inspiro, salgo con la colonna e nell'espiro cado all'indietro, rilasso.
Inspiro, vengo su. E adesso faremo la versione di Navasana con le gambe stese, ma se sentite che è troppo e non riuscite a tenere la chiusura dell'addome e del pavimento pelvico, la possiamo ripetere con le tibie parallele al pavimento, oppure anche con i talloni a terra, come abbiamo fatto per la prima volta. Stiamo facendo una leggera progressione e dobbiamo decidere qual è il nostro punto, dove vogliamo arrivare. Inspiro, stendo la colonna verso l'alto, spalle lontano dalle orecchie, i muscoli della colonna sono forti. E nell'espiro attivo il pavimento pelvico, il basso ventre, l'ombelico verso la colonna vertebrale. Comincio a scendere all'indietro e stendere le gambe. Inspiro, intreccio le dita. E nell'espiro mi giro da una parte. E ritorno a pensare all'intenzione. All'intenzione che abbiamo settato, che abbiamo deciso per noi stessi in questa pratica. Mentre siamo sotto il massimo della fatica, inspiro, torno in centro, e espiro, scendo dall'altra parte. Non mollo, non mollo l'addome, non mollo il pavimento pelvico. E torno in centro. Inspiro, stendo la colonna. E espiro, cado all'indietro. Mento verso lo sterno. Avvicino a me il tubo, l'asciugamano che abbiamo preparato, e lentamente porto a terra una vertebra alla volta. Se c'è bisogno, sciolgo la coda o porto la coda molto bassa e porto all'altezza del sacro, un pochino più sotto. Devo sentire, quando cado da una parte o dall'altra, devo incominciare a sentire i glutei, quindi non è troppo in alto, perché altrimenti sono troppo contro sulle ossa del bacino. Devo scendere un pochino e cominciare a sentire il muscolo, i glutei. Apro le gambe leggermente e incomincio a scendere da una parte e incomincio a scendere dall'altra e a massaggiare i glutei. E se sono comoda posso portare le braccia oltre la testa. Inspiro, torno con le ginocchia in centro e nell'espiro scendo lentamente con le ginocchia a destra. Mi lascio cadere sul tappetino, massimo relax. E nell'inspiro torno in centro e espiro a sinistra. Ancora una volta inspiro centro. Torno in centro e cado dall'altra parte. Ritorno in centro e cerco una nuova posizione per il mio asciugamano, magari un pochino più in basso, un pochino più verso il coccige. Porto le braccia oltre la testa e comincio semplicemente a far cadere nell'espiro la colonna verso il tappetino e nell'inspiro, facendo leva sull'appoggio, sull'asciugamano, sollevare la lombare, e nell'espiro attivare il pavimento pelvico, basso ventre e l'ombelico verso la colonna vertebrale e spingere la colonna a toccare il tappetino. Ancora inspiro, vengo su. Espiro. Ancora una volta. E nell'espiro appoggio e comincio a scendere da una parte,
Inspiro, nell'espiro scendo dall'altra. Ognuno con il suo tempo dell'inspiro e dell'espiro rilascio i glutei e tutti i muscoli profondi, extra rotatori profondi dell'anca. Ancora una volta da una parte e dall'altra. Torno in centro, questa volta tolgo l'asciugamano, accavallo una gamba destra sulla sinistra, appoggiando la caviglia sul ginocchio e nell'inspiro afferro il retro della coscia sinistra e avvicino il ginocchio sinistro verso il petto. Espirando, appoggio il piede sinistro a terra e nell'inspiro avvicino, afferro esternamente il piede destro e apro asimmetricamente il ginocchio verso il costato, verso l'ascella e rilasso, appoggio a terra, inspiro a cavallo la gamba sinistra sulla destra questa volta. E nell'espiro avvicino il ginocchio destro verso il petto e sto ancora ritornando a lavorare sulla zona lombosacrale, sul gluteo. Rilasso il collo, faccio in modo che le spalle rimangano appoggiate a terra e appoggio veramente la parte posteriore del capo senza spingere il mento verso il soffitto. Nel prossimo espiro afferro esternamente il piede sinistra e porto anche il destro e comincio a rotolare e a cadere un po' da una parte e un po' dall'altra. Rilasso la colonna e se voglio che questa sensazione si trasformi di più in un allungamento dell'interno coscia, degli adduttori, afferro con l'indice e il dito medio leggermente, lentamente, afferro la luce lentamente e comincio ad aprire le gambe, sempre con le ginocchia piegate, ad allontanare i piedi e a scegliere dov'è il punto in cui voglio fermarmi e magari scoprire che ho voglia di stendere le gambe e rilassare oppure rimanere con le ginocchia piegate. Appoggio le piante dei piedi a terra. Se ho bisogno posso mettere un cuscino di fianco a ogni ginocchio e a far cadere, mantenendo le piante dei piedi a contatto, a far cadere le ginocchia verso terra, a rilassare completamente la zona delle pelvi, a rilassare la zona dell'addome, dei genitali, dell'interno coscia, a sentire il contatto della schiena, della colonna, punto su punto. Al tappetino, a rilassare il collo e nell'espiro a permettere alle spalle di cadere verso
verso terra. Le dita delle mani sono rilasciate, i gomiti puntano al suolo, e nell'espiro, oltre alle spalle, anche le braccia partecipano a questo senso di pesantezza. Di caduta verso il suolo, ma non sono io che cado verso il suolo, ma è il suolo che in realtà spinge verso di me e mi sostiene. Rilasso la mascella, espirando rilascio i muscoli delle guance, le labbra, la punta del naso, le palpebre, le sopracciglia, quel punto in mezzo alle sopracciglia. Rilascio la fronte, il cuoio capelluto. Continuo a respirare in maniera consapevole, rimanendo testimone dell'inspiro e dell'espiro, rimanendo consapevole dei punti di contatto che il corpo ha con il terreno e di quella forza che spinge per tenermi. Lentamente incomincio a muovere le dita delle mani e dei piedi e ad assecondare i movimenti che spontaneamente il corpo mi richiede, se sono quelli di portare le braccia oltre la testa, di dondolare da una parte e dall'altra, di muovere il bacino, qualsiasi cosa che possa essere desiderata dal corpo. Quando sono pronta, lentamente mi giro su un fianco . Appoggio magari la testa su un cuscino e lentamente, appoggiando una mano a terra, nell'inspiro spingo con il braccio e piano piano salgo, vengo su con il busto per riportarmi nella posizione seduta, se ho piacere appoggiare i glutei sul cuscino, su un appoggio morbido, rilasciare le braccia, lasciare cadere le spalle verso il basso, ascoltare l'effetto della pratica, se mi sento diversa da quando ho iniziato, se il mio respiro è diverso, se il modo in cui tengo la colonna, osservare. Apro gli occhi, lo sguardo rivolto verso il basso, nell'inspiro apro le braccia, i palmi delle mani rivolti verso l'alto, salgo con le mani oltre la testa e nell'espiro
porto le mani al centro del petto e vi saluto. Namaste.